Ciao ragazzi, finalmente bentornati in questo nuovo video. Siamo tornati qui oggi su FIFA dopo tanto tempo con un draft che era appunto da un po' che non portavo, proprio perché l'ultima volta che ho provato a registrare una decina di giorni fa ho avuto veramente una giornata brutta, molto brutta sul draft. Ora in questi giorni ho fatto delle prove durante la notte per giocare così anche a tempo perso e sono attualmente a 4 draft vinti di fila. Voglio vedere oggi se riusciamo a fare il quinto e se riusciamo a fare bene, dato che come sapete io li uso per sfogarmi al di fuori appunto del FIFA obiettivi o delle serie in cui devo giocare magari con le skill e con le cose particolari. Tra l'altro, parlando di FIFA, devo farvi vedere una cosa che mi è arrivata, che non vi rompo mai le palle su questa cosa, però voglio farvela vedere perché è veramente bella. Mi è arrivata questa borsetta da calcio, piccolina, targata Just Ron, con dentro, ovviamente parlando di videogiochi, lo scaff. Cioè raga, guardate che bello che è questo scaff dedicato a FIFA. Ovviamente io collaboro con loro da un annetto, anche se li compro e li ho da una vita. E trovate in descrizione il codice sconto che è RON, che avete il 5% di sconto. Non vi rompo mai le palle, però sappiate che esiste. Ovviamente lo scaff su FIFA non serve a molto, semplicemente questo qua è il pattern di FIFA, però per Fortnite, per gli FPS in generale, è molto molto utile. Siamo pronti a cominciare raga, mi raccomando un bel like di supporto, cerchiamo di arrivare a 25.000 like in questo video. Direi che il modulo da scegliere possa essere questo, perché anche gli altri, cioè, non mi sono cambiati i moduli che mi piace tanto usare. Vediamo subito la prima carta. Ronaldo Totti, questa mi è piaciuta. In panchina, perché lo faremo probabilmente entrare in quanto non può avere intesa decente per il ruolo. Bale e Messi. Direi Messi, ragazzi. Anche se Bale mi interessava da veder lì. Ma che roba! Tra tutti, diciamo che Son è il migliore, ma insomma, ci mettiamo Ozil. Ma cerchiamo di ibridare queste due cose, va. Non posso non metterlo, cioè, vorrei tenerlo in panchina per farlo entrare poi. Ma che carta... Faccio una porcata, raga. Devo prendere Florenzi perché lo voglio provare, perché è una carta veramente forte. Poi cerco di sistemare l'intesa, anche se Chan e Saul potevano essere sicuramente scelte migliori. A nostro rischio e pericolo. Difesa, che è sempre un po' un dito nel culo, perché non mi dà mai giocatori decenti. Che cazzo di difensori mi hai dato? Come sempre non ho difesa. Marcellino, che non so come cazzo metterlo lì, Marcellino. Ma che giocatori c'ho? Devo prendermi Alonso. Marcellino, fotte sega. Troviamo un modo per sistemare le cose. Le peggiori scelte le ho fatte io, perché voglio fare le cose che ho in mente. Mamma mia, De Gea. 80 di intesa, male. Devo trovare qualche riparo. È che non mi dà difensori centrali decenti. Koulibaly. Prendo Eriksen, raga. No, ho sbagliato. Non ho visto che era esterno sinistro Eriksen. Sono andato a botta sicura. Sono un imbecille. Mamma mia, anche Neymar. Pippo Inzaghi 90, ragazzi. Allora, fatemi pensare un secondo, Marcelo, perché l'ho voluto prendere, cazzo? Perché? Ci mettiamo qua così con Eriksen e Marcelo, che non hanno granché di intesa. Poi metto i sub appena inizia la partita. 89-88. Ho fatto un po' di stronzate, devo essere sincero, Prima partita, ragazzi, ottavi di finale. 88-98. Una bella squadretta. Mi spiace, tolgo Son, che la versione 84 magari non è così magnifica. Metto Ronaldo e metto Messi dietro le punte. E Neymar lo tengo lì, aspettando magari che si stanchino un po' gli avversari, senza buttare dentro tutti quanti all'inizio. Dai, raga, vediamo com'è, sperando che non laghi. Ho fatto già uno scattino all'inizio. Florenzi anche è bello da vedere. Voglio provarlo un attimo. Eriksen purtroppo è esterno, Marcelo senza intesa. Ce ne faremo una ragione. Fallo? Fallo. Cambi per tutti quanti, anche lui mette dentro un paio di giocatori. Vediamo se me lo segue. Messi! Subito! Entra e segna. Terzo minuto. Schemino su punizione. Un'avventura lunghissima. Questi giorni io ho giocato di notte. Le vincevo. Cioè, ma perché non le sto registrando? Poi le vado a registrare e magari le perdo anche. 4 di fila ha fatto così. Ho detto, ma mo lo registro. Ma poi era la notte. Ho detto, beh, magari evitiamo. Domani lo rifaccio. Pippo Inzaghi. Pippo mio! Oh! Cosa aveva tirato dentro? Altri... No, quitta! Ma... 1-0 all'undicesimo, fra! Vabbè, che non ha toccato palla. Portiamo a casa, ragazzi. Portiamo a casa. Seconda partita, quarti di finale. C'ha dentro 3 Toti. Tutte carte if, almeno. Andiamo dentro cattivi e vaffanculo, no? Dai. Pippo Inzaghi. Pippo! Pippo mio! Pippo! Pippo Inzaghi! Oh! Segna,
segna Inzaghi. L'unica cosa buona che ha Inzaghi è 91 di tiro. Il resto sono valori del giocatore medio, perché Inzaghi comunque era così. Però a tirare deve essere efficace. 1-0. Dai Pippo, quanto eri brutto. Mamma mia, ti hanno fatto proprio brutto. Bravo Florenzi. Bravo bello de nonna. Ronaldo, c'è Pippo Inzaghi. Pippo mio. Tipico gol da Inzaghi, di rapina. Il tap-in, doppietta. Senza fretta con intelligenza. Tanto non abbiamo obiettivi da fare, non dobbiamo far niente. Ma per il momento non mi sta dispiacendo come squadra. Ragazzi, ma che gol ho fatto. Che bella azione è stata. Bello. Bravi raga, bravi cacchio. Dai, 3-0 al ventesimo. Ma magari fossero tutte così, oh. Dove devo firmare? Mamma mia, Florenzi in mezzo al campo, mostruoso. Mostruoso, quanto è bella sta carta. Pippo! Ripetta di Pippo Inzaghi, ragazzi, anche col mancino. Non mi ricordavo che ce l'avesse. Ma magari, quanto, dove devo firmare per avere partite così nei draft? Ok, 4-1, vuoto di tutti. Ah, io continuo a giocare serio, raga, perché l'ultima volta vincevo 3-0 all'80esimo, l'ultima volta che ho perso, e ne ho prese 4, con conseguente distruzione di tutta la camera. Pedala che ne hai! Gol. Chi ha fatto quel fancy shot lì involontario? Cioè, sì, non volevo farla proprio così. Rosso a casa. Rosso per Kroos. Oh là. Direi che questa l'abbiamo quasi archiviata, Marcelo che si fa fottere così, però è manculato. Marcelo si vede che c'ha 4 d'intesa, non è reattivo nei movimenti, ma me lo faccio andare bene. È colpa dei nostri esperimenti, Marcelo. Neymar, bello, bello, bella azione anche. 6-2, dai mo, siamo quasi sicuri, no? Rigore arbitro. Oh. 7-2, raga, dove devo firmare per giocare sempre così? Tripletta di Ronaldo, tripletta di Inzaghi. Bella. Bene, kick off glitch, ma me l'ha fatto bene. Grandi difese per entrambi. Koke. What? Koke. 8-3. 11 gol in sta partita. Potevo tenermene qualcuno per le prossime, no? Se dovessero servire. Finisce così, ragazzi. 8-3. Mi sta piacendo sta squadra. C'è dentro un paio di belle cose. 1-0, 8-3. Semifinale, raga. Un'altra bella squadretta. Occhio che se vinciamo questa andiamo dritti dritti a giocarci il draft. The pressure. Lagga un po' questa, Vediamo se si ripiglia un attimo. Vai! Che inizio! Eriksen! Eriksen e Neymar quando entrerà dopo hanno 5 stelle piede debole. Vuol dire che tirano col destro e col sinistro come se fosse il loro piede preferito. E soltanto lui potrebbe fare un tiro così col mancino. Fra? Fra meglio? Ecco. Dio! L'ho passata dietro! Koulibaly! Il colpo di testa di Koulibaly era verso il portiere. Non in mezzo a Lukaku che poi ha sparato una bomba leggendaria. Mannaggia, raga, Guarda, bastardo! Arbitro, dagli il rosso qua, Ah, solo giallo. Vai, Ronny. Oh, c'ha Eriksen. Vabbè. Vabbè, mi ha fatto due tiri così impossibili, What? Ma che cos'era? Metti a Neymar che Inzaghi non ha fatto niente, non ha fatto. E mo sto zitto che mi devo concentrare perché sono veramente in crisi. Lo butti fuori? Rosso. Vai. Ronaldo.
2-2. E che cazzo, raga, però lagga come una merda sta partita. Sto tiltando un attimo. Neymar! Neymar, mettimela dentro! Dai, ti hai rigirato anche bene! Quarto d'ora alla fine, non ho più cambi io tanto. Guardala! Guardala sta palla, dove cazzo è finita? No, no! Oh madre mia! Guarda Mané fresco. C'ho davanti il tridente fresco, lui, gol. Non riescono a correre i miei, purtroppo. Non gli stiamo dietro. Supplementare, raga, ma l'ho rischiata veramente in un modo incredibile lì, perché parità totale a livello di occasioni. Questi qua sono in 10, non hanno centrocampo, però la buttano su lunga e quelli davanti corrono tre volte i miei. Vai Ronny. Oh, Ronaldo. Bella. Bella, impossibile proprio questa. What a sofferenza. What a sofferenza. È finito il tempo. Wow! Mamma, se sto soffrendo! No. Ma vada, dove cazzo segna? Kick of glitch, appena parte sto cazzo di... Dai, che cazzo! De Gea! Puttana Eva! Non ha centrocampo, la butta su, è a posto così lui. Coke, come hai fatto? Come hai fatto, fratello mio? Spiegamelo. Oh mio Dio, un tiro impensabile. 4 minuti di agonia. No, no, Dybala. Per fortuna era sul destro. Da che libero. Messi chiude la partita. Ah, che partita questa, ragazzi. Questo era bravo, eh. Questo era veramente bravo. 5-3 ragazzi, andiamo in finale. Sarebbe bello vincerla, eh. Sarebbe la quinta di fila, non mi è mai capitato nella mia storia di vincere 5 di fila di draft. Bravo Antonio Grigoli, bella partita, fra. Siamo giunti alla finale, ragazzi. Boia, che squadra, raga. Però mai dire mai. Vai, raga. Eriksen! Eriksen al quarto minuto, subito! Che botta! Quanto sei bello quando fai così. Lui ha messo in porta, ecco, ha messo in porta Lori. Sciata di culo che abbiamo avuto il tempo in cui aveva il portiere scarso in porta. Sei Ronaldo! Madonna, Ronaldo Totti, quanto è forte! È un robot, porco due. Come nella realtà. Ahimè. Anche questi non scherzano a star tutti un po' dietro, eh? Messi! Olè! 3-0! Dai, raga, beh, occhio, 3-0 l'ultima volta che ho perso una finale di draft, vincevo 3-0. Al 70esimo. Poi ne ho prese 4, però... Sì! Con che cattiveria questa finale! Non ha visto la palla, non l'ha proprio toccata. Bello! Bello, bello! Solo in semifinale ho avuto grandi difficoltà, I miei esperimenti iniziali, diciamo che hanno avuto un senso, anche se abbiamo avuto un paio di giocatori a cazzo. 1-0, 8-3, 5-3, 3-0. Insomma, abbiamo vinto un draft. Niente. Beh, che pacchettacci, raga. Mai, neanche un oro raro in sto qua. Che non sia mai, vincere un draft e avere una carta decente. Non rientriamo neanche. Ma che gioca... Versalico è giusto, mi tengo. Perché mi ha fatto vincere un draft. Vince un draft e va sotto coi soldi. Niente, niente, raga. Uno schifo mostruoso. Ma è inutile che ogni volta provo ad aprire sperando di trovare qualcosa. Il più alto 79 in un pacchetto di vittoria draft. Guarda che bel pack. Dai, Comunque, raga, al di fuori di questi pacchetti che tanto me ne fregava relativamente, mi interessava giocarmi un bel draftone perché sono on fire in questi giorni con i draft. Ne ho vinti questo. Guarda, il quinto di fila. Non vi ho tenuto gli altri perché li ho giocati alle 4 di notte, per dire, quindi non stavo neanche registrando né facendo un cazzo. Mo per un po' li perderò probabilmente. Però sono contento, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qualcosina anche voi. Abbiamo provato oggi Inzaghi, abbiamo provato Florenzi, la versione speciale. È stato utile e divertente. Un bel like, raga, cerchiamo di arrivare a 25.000 like. Sarebbe davvero bello. Noi ci vediamo presto con tanti altri video, raga, qui drone è tutto. Alla prossima. Bello.